Buonasera. Oggi tisana, perché lo stomaco oggi non va benissimo. Vediamo se arrivate. Io intanto cercherò di non rovesciare questa roba. Madre mi ha fatto la tisana, ma ce n'è un litro. Hola, buonasera. Tanto mi scaldo le mani. Oh, facciamo un lo al volo e vi faccio vedere qualche anticipazione. Vediamo se è arrivata. Questa intanto è una tisana all'arancia rossa, che oggi il caffè non è proprio giornata. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Oh, oggi mi sa che l'influenza si sta facendo sentire. Comunque, vabbè. Prendiamoci una bella tisana. Ah, anche arancia cannella è una delle mie preferite. Sì, questa arancia rossa. Forse vince sull'arancia cannella perché è meno dolce e quindi riesco a berne praticamente a litri. Oggi facciamo un lot e vi faccio vedere un po' di cose. Mi è arrivato, Angela mi ha mandato il progetto, uno dei due progetti che ha fatto per il video bundle. Quindi ve lo faccio vedere, lo sfogliamo insieme. È arrivato il primo degli alibi della Clé, che poi vi faccio vedere. Poi cosa vi faccio vedere? Un pezzo del nuovo gadget, dei nuovi gadget della Fidelity, del rinnovo e delle nuove Fidelity. Poi facciamo anche il lo in tutto ciò, però intanto vi dico che magari vi faccio vedere anche le carte di dicembre del Meto e il Tails, me le avvicini che sono lì sotto, infilate lì sotto, me le tengo qua. Questa roba qui intanto è ustionantemente calda, quindi... E vieni Elisabetta, io ti aspetto. Quando vuoi. Aspettiamo che arriviate. Intanto questo qui ha una temperatura che è assolutissimamente imbevibile, ma di qua. Ok, buonasera. Poi facciamo un lo, mi sono presa, adesso vi faccio vedere anche che cosa mi sono presa, sarà una cosa semplicissima, dobbiamo solo ritagliare un po' di farfalle da questo meraviglioso vellum. Questo è il vellum di Vicky Boutin. Ed è questo qui, 352, 252, è arrivato da poco, sicuramente l'avete vista, è bellissima questa carta. Adesso la apriamo e poi ritagliamo un po' di farfalle. Ne approfittiamo anche intanto che arrivate. La mia tisana deve prendere assolutamente una temperatura più umana, se no così, ciao. Buonasera. Ok, eccoci qua. Mi vedete? Cioè ogni tanto mi sfarfalla lo schermo, quindi forse non funziona benissimo. Allora, di questo vellum ritagliamo un po' di farfalle, perché l'idea è di fare un lo molto molto semplice. Questa qui è la foto, adesso poi me la ritaglio. È una 10x7,5, quindi ho stampato due foto nel layout della selfie 10x15. Ma o le usiamo così, cosa ci facciamo Teresa se non le tagliamo? Le lasciamo così? Lo incorniciamo così, che potrebbe anche essere una bella idea, però. Allora, tra l'altro, per chi si collega adesso sul sito, abbiamo appena caricato tutta intera la release della Farmhouse della Simple Stories, quindi con i collection kit, le carte singole, tutti gli abbellimenti, lo sticker booklet e via discorrendo. Sono arrivati un po' di reintegri di Simple Stories, della collezione Holly Jolly, Country Christmas, un po' di tutto. Poi che altro? Vi ho messo in evidenza, ho messo tra gli ultimi prodotti questi abbellimenti che ho preso qui, ma non so ancora di preciso che cosa userò. Questo della di Arlizzi 346 498, ma li vedete tra le novità. Non so ancora cosa usare. Questo potrebbe essere direttamente il sentiment, uno dei due. Vediamo. Intanto me li sono tenuta qui. E poi ho preso anche questa carta pattern della. Questo non c'entra. Scusate, una lettera di vettura, magari no. E poi ho preso questa carta stupenda che è della collezione Winter Farmhouse, che si chiama Cuddle Up, con questo bel plaid che sarà la base del layout. Lo faccio qui sopra, poi magari lo incollo su un cartoncino di Tommaso, un 350 grammi. Mi sa che oggi c'è qualche problema con il live. Voi mi vedete bene? Il vellum, sì, è sul sito, lo trovate sul sito, vi ho dato prima il codice. Intanto vi faccio vedere l'album di Angela. Intanto che vediamo se mi vedete bene. Questo qui è il progetto che Angela ha fatto per il bundle dei video con le collezioni, con le carte della collezione Happy Holidays.
Guardate, è stupendo questo album. Adesso cerco di farvelo vedere senza rovinare niente. Benissimo, ok, va bene, perché ogni tanto mi sfarfalla lo schermo, quindi boh. Ok, qui c'è una taschina con una tag. Guardate, è meraviglioso. Flap. Tutti questi ritagli spessorati gli danno un sacco di... Voilà, questa è una tag. Tac. Così. Guardate questa timbrata, con timbrate di più generazioni e l'embossatura qui dentro. Tac. Questa qui è la ghirlanda di Moda Scrap che conosciamo ormai in tutte le salse, ma è sempre bella tutte le volte che la vediamo. Questa è una pagina grande per una foto. Questa è quella interattiva. Tac, tac, tac. Vedete? È bellissimo. E qui c'è di nuovo una pagina grande. Qui si ferma nel ritaglio. Ha fatto un capolavoro con questo album, è bellissimo. Voilà. Perfetto. Allora, io intanto inizierei a ritagliare un po' di farfalle. Vediamo se intanto prosegue tutto bene, perché a me dà qualche problemino la visualizzazione. Però, allora, infatti sono arrivate adesso le notifiche. C'è qualche problema con Facebook, mi sa. Arrivo subito. Magari l'album ve lo faccio rivedere dopo. Intanto tagliamo un po' di farfalle. Queste saranno praticamente la parte principale della decorazione del mio look. Quindi inizio da dove non si sa bene, però inizio, diciamo che ne taglio così. E poi ne ritagliamo un paio, intanto che vi aspetto. Ok, facciamo che tagliarne un pezzetto. Ok, così. Sì, no, è meraviglioso questo album, niente da dire. Non so quanti di voi hanno già visto il video, di quelli che hanno comprato il video pack. Io poi sono sempre qui alla ricerca di pareri, quando ne avete voglia. Mi raccontate cosa ne pensate, così io prendo spunto per quello del prossimo anno, a cui praticamente inizierò a lavorare domani. Però, la notte di Santo Stefano inizio. Ok. Perfetto. Non so come mai la notifica di Facebook è arrivata dopo più di 10 minuti, mi sa, che eravamo online. Sì, queste farfalle sono meravigliose, assolutamente, sono bellissime. Tac. E ne ritagliamo un po', perché saranno praticamente l'unico elemento decorativo di questo layout. Vado tranquilla sulle antenne. Ok. Visto in ritardo l'album, dopo magari ve lo faccio rivedere, perché secondo me c'è qualche problema con le notifiche e con Facebook, perché mi dà una visualizzazione un po' strana. Però vabbè, intanto noi ritagliamo, vediamo se la cosa si sistema da sola. Ok. Allora, l'idea è di mettere una fascia bianca o comunque una mattatura bianca per la foto, su cui eventualmente posso usare del colore. Mi sono presa il Tiffany di Tommaso, Ink Extreme. Ok. E poi in realtà l'unico elemento decorativo saranno queste farfalle che fanno tutto da sole. Mi sono presa queste parole glitterate per vedere se usarle come titolo. E poi mi sono presa qualche timbro, ho preso quelli dei Metal Tales, vediamo se c'è qualcosa che si adatta bene, che possiamo usare. Allora, le farfalle me ne servono un po', quindi intanto che ce la cianciamo. E poi ho lanciato una sorta di sondaggio per chi sta facendo il progetto dei Metal Tales o chi vorrebbe farlo il prossimo anno. Sto iniziando, in realtà ho già disegnato le carte di gennaio e febbraio. Sto lavorando ai timbri, così mi porto un pochino avanti, perché poi a gennaio andiamo tutti al CHA, quindi insomma il tempo, andiamo al CHA, andiamo a Francoforte, quindi il tempo non sarà tantissimo. E allora qui ci sono delle farfalline, Clelia, cosa stai accartocciando?
E quindi volevo un po' una vostra opinione, cosa vi è piaciuto di più del progetto, se c'è qualcosa che cambiereste, se volete che aumentiamo i materiali che ci sono nel kit. Questo ovviamente vorrebbe dire cambiarne anche il prezzo, però l'album è quello che ho fatto vedere, è quello di Angela Tombari che ha fatto per il progetto del video bundle del Natale con la Clé. Dopo ve lo faccio rivedere però prima di chiudere, tranquilli. Ok. Eccoci qua, intanto andiamo avanti a tagliare, tanto di farfalline me ne servono un po'. Così poi alla fine vi faccio vedere quello, vi posso far vedere l'anticipazione delle carte di dicembre, di cui ho fatto fare la prova di stampa, quelle di novembre ve le avevo già fatte vedere, tac, in anticipazione. I kit di novembre saranno pronti, adesso lo dico, inizio settimana, perché i timbri mi arrivano credo venerdì, quindi per fine settimana prepareremo il kit e poi da martedì inizieremo a spedire. Voilà. Sei ferma, dottore, già pronta per il nuovo anno. Guarda, ho fatto le carte di gennaio che riuscire a tenermele fino a gennaio sarà interessante come sfida. Ma vabbè, ci proviamo. Ci si prova. Ok. Così. Tagliamo anche questa. Questa qui io la taglio lo stesso. Che magari la mettiamo in un angolo in cui il fatto che ci sia il taglio della carta piatto non disturbi particolarmente, eh? Che dite? Talmente bello. Quindi, per chi sta facendo già il progetto dei My Twelve Tales adesso, chi magari sta pensando di farlo il prossimo anno, vi chiedo un parere, un'idea, un feedback, come dicono le persone serie. Quindi, se vi va, scrivetemi sotto il post. Io per ora sono ovviamente in pari perché ve li faccio vedere passo passo, però veramente ci va 20 minuti a farlo se usiamo solo quello che c'è nel kit, perché sono pensati per essere molto molto semplici, quindi è proprio per chi non ha tempo che abbiamo pensato questa cosa qui. Voilà. E la farfallina qua è a posto. Poi ci tagliamo ancora, ce ne tagliamo ancora un po' perché poi magari faccio una prova. Tac. Perfetto, queste meravigliose farfalle. Angela, guarda, ho fatto vedere prima il tuo album, ma adesso lo faccio rivedere. È che secondo me c'è qualche problema di connessione perché vedo il numero di presenti che crolla ogni tanto e quindi secondo me non va tantissimo. Però intanto io sto ritagliando le mie farfalle, è un foglio di Vicky Boutin. Voilà, lo trovate sul sito e vi ho messo anche in evidenza i prodotti che ho usato adesso. E dicevo che sono arrivata anche è arrivata tutta la collezione Winter Farmhouse della Simple Stories, tutti i fogli singoli. Con questa collezione io farò un album in negozio che sto preparando. Lo farò il 14 di dicembre. Perché il 7 avremo qui Francesca Montorio che fa un progetto per delle decorazioni dell'albero che sono meravigliose. Non vi posso ancora dire niente. Non è arrivata la notifica dei video, lo so, non so come mai a me stessa, medesima, che sono tipo la padrona della pagina, è arrivata la notifica dopo tipo 10 minuti che blateravo, quindi boh, credo che sia un problema. Ogni tanto vedo il numero delle persone che crolla, quindi boh, non lo so, io intanto vado avanti a tagliare le mie farfalle, perché mi serviva da fare qualcosa di particolarmente rilassante stasera, perché credo che l'influenza mi si stia avvicinando un filo troppo, quindi stasera ci imbottiamo. Voilà. Così. Giusto che devo venire sotto un ponte, My 12 Days 2020 amici. Allora, l'idea è di mantenere lo stesso tipo di concept per il 2020. Mi domandavo solo se voleste che ci fosse qualcosa in più nel kit. Perché questo ovviamente comporta un po' una revisione del progetto, dobbiamo rivedere i costi, capire se fare due tipologie di kit, insomma, diventa un po' più complesso. Per ora mi sembra che chi l'ha fatto abbia retto bene, che i progetti siano sempre fattibili, però ho bisogno del vostro, di parere. Perché io li penso e quindi mi faccio le cose, mi faccio le cose che mi servono ad hoc. Però, voilà.
Ci sono molti di voi che hanno iniziato col progetto dei timbri, io con l'abbonamento solo dei timbri, e poi sono passate al kit, anche qualcuno che ha fatto viceversa. Pochissime sono state le disdette durante l'anno, insomma, su tutte quelle che siamo coinvolte tra un abbonamento e l'altro siamo più di 200, quindi insomma, il che mi fa pensare che il progetto sia piaciuto. Però insomma, sono qua a chiederlo a voi. Anche questa la ritagliamo perché è bellissima. Tac. Ok, così hai deciso di stoppare gli ordini per protesta dopo che hai visto che sono arrivate le cose di San Valentino. Sono arrivate le cose di San Valentino perché negli Stati Uniti iniziano già adesso a fare le cose di San Valentino, a pubblicizzarle quantomeno, perché è vero che adesso siamo immersi nel Natale, però poi da dopo Natale a San Valentino è un niente. Ok, così. Poi da qui possiamo ancora prendere questa, che è tutta intera ed è bella, e poi ne ritagliamo ancora qualcuna di grande e poi iniziamo a disporle, vediamo se ce ne servono altre. Per di più potrebbe essere o una carta in più o un pack di abbellimenti in più, ci sono diverse cose che si potrebbero fare. Adesso per il kit di dicembre, a parte le carte che ho fatto, che adesso vi mostro in anteprima, se me lo scordo vi prego ricordatemelo, ho provato a far fare un abbellimento in più, vediamo che cosa ne viene fuori, è la prima volta che provo questo tipo di produzione, quindi magari poi non mi piace il risultato e ne mordo, però tac, così. Poi da qua ne tagliamo ancora questo pezzo qui e ci tagliamo le farfalle che ci sono, poi magari saranno troppe, ma meglio una farfalla in più con di meno. Così. Contenuto di influenza, sì, un card kit dici, si potrebbe anche pensare, sì. Allora, per il discorso del Midori sto cercando un produttore che mi faccia quello che voglio io, quindi, perché siccome siamo sardi in famiglia, quando ci impuntiamo con un'idea deve essere quella, appunto. E allora adesso quando vado a Francoforte vediamo. Però per il My Twill Tales direi che il progetto è già abbastanza ben avviato, quindi salvo richieste particolari manterrei la formula così com'è. Qualche abbellimento in più. Potrei pensare di farli al di fuori del kit, chi li vuole li acquista per non aumentare il prezzo del kit, potremmo passarlo a un costo che potrebbe essere 25, potremmo farne due diversi, ci si deve studiare, ma per quello mi serve avere un po' un bagno delle vostre opinioni, diciamo così. I cornini delle farfalle. Ma sì, ma guarda come li sto ritagliando, assolutamente in scioltezza. Se ne mozzo qualcuno, pazienza, quella farfalla lì non avrà le antenne. Mica è tutto perfetto in natura. Tac. E così. Il binder degli abbellimenti, una plancia di timbri più piccolo monolingue. Allora, sul monolingue non ce la posso fare perché io li penso in inglese, i timbri, quindi in realtà poi il mio lavoro è trasmutarli in italiano, mi serve che ci siano anche in inglese, se no non la posso fare. I binder avevamo fatto il preordine, quindi in realtà si possono sempre ordinare, vediamo se ne esce qualcuno di nuovo, sono in attesa di capire se ci sia qualche opzione in più come scelta. Tac. E per gli abbellimenti in più sto lavorando a una serie di cose, vediamo che cosa ne viene fuori. Perché far produrre le cose qua in Italia proprio facile non è, diciamo. Ok, allora ritagliamo ancora queste e poi proviamo a vedere a che punto siamo. Ma il binder è l'album, intendete, giusto? Per contenere i My Twill Tales. Ce ne sono tanti che si possono ordinare. Voi intendete farne uno personalizzato, dite? Forse non ho capito, perché forse non ho letto tutto. Ciao Nadia, il tuo pacchetto è partito oggi insieme a tutta un'altra serie di pacchetti.
qua. Ma i binder in A4, allora io lo faccio in A4, però in realtà tantissime persone questo progetto lo stanno facendo in 30x30, quindi voglio dire, lì è veramente a gusto. Io preferisco farlo in A4, mi piace di più come dimensione, anche se adesso ho fatto le carte di Natale e anche quelle di gennaio e non so come farò a tagliarle per farle in A4. Non lo so, però le ho fatte così e me le terrò così perché mi piacciono, però sarà veramente drammatico quando dovrò tagliarle. Anticipazione fa paura. Allora, in realtà non ho tantissime cose da farvi vedere, ma avevo l'album di Angela che è nel video pack, che adesso magari prima di continuare con le farfalle vi faccio rivedere, e che secondo me c'è qualche problema con Facebook perché sono arrivate tardissimo le notifiche. Questa l'ho tagliata malissimo, non importa. Vai lì. Ok. E poi vi faccio vedere le carte che ho preparato per dicembre. Non ho ancora scelto di preciso come sistemarle nel My Twelve Tales, se non ci saranno tutte perché sono sei, però le farò uscire tutte perché ho in mente un progetto da fare con queste sei carte. Quindi, perché quando non sai scegliere ti inventi i progetti. Il vellum delle farfalle c'è già. Il raccoglitore, sì, allora secondo me sono belli gli album che ci sono, personalizzato sì, forse un po' eccessivo, nel senso che poi diventa anche molto costoso farli personalizzare, no? Quindi portiamo troppo in su la spesa, secondo me. Allora, prima di iniziare a sistemare queste farfalline, vi faccio rivedere l'album di Angela. Questo, che è bellissimo, è stato un lavorone. Ed è il progetto di cui trovate il video nel video bundle che potete comprare sul sito oppure potete comprarlo singolarmente, e c'è anche il prodotto contenitore dove poter vedere semplicemente quello che vi manca. Se vi manca qualcosa, guardate, vorrei che poteste apprezzare i dettagli che ci sono, tutti spessorati, saltano proprio fuori, è pazzesco. Questa è meravigliosa, una timbrata di seconda, terza generazione con questo embossato. Qui contiene questa che si apre così col vellum. Prossimo anno 30x30. Io rimango fedele al questo adesso non lo sopprime. Ok. Io rimango fedele alla 4 perché riesco a farlo prima, sono più veloce, anche se adesso veramente tagliare queste carte diventerà problematicissimo. Voilà. Questa è la pagina interattiva. Qua. Così. Ed è finito. Ed è bellissimo. Poi cosa vi faccio vedere? Quanti di voi mi avevano chiesto l'alibi? Continuo a leggere che angiate. Allora, sono arrivati i primi che ho fatto, li ho fatti fare per Natale. Questi saranno gli alibi che inizieremo a distribuire da inizio dicembre. E questo. Comunque ci tenevo a precisare che questo regalo arriva da Babbo Natale in persona, ho solo dovuto dargli una mano perché non ricordava la password del sito della CLE, perché notoriamente il mio sito produce delle password che NASA scansati. E quindi questo sarà un omaggio, una card in più che vi arriva da dicembre, insieme alla card di Natale che vi farò vedere però più avanti. Adesso mi bevo un po' di questo. Poi cos'altro vi faccio vedere? Allora, rinnovo della Fidelity, rilanceremo il rinnovo della Fidelity che praticamente quasi tutte scadono per fine anno, vale 12 mesi, 12 mesi solari, quindi in realtà di mese in mese io poi avviserò le persone che hanno la Fidelity in scadenza. Questo qui è uno dei nuovi gadget, ce ne saranno due. Sono due timbrini, ti regalo un pezzetto del mio cuore, prenditene cura, è un cuoricino plaid, cioè sono un po' impallinata col plaid ultimamente. È da mettere dietro i lavori fatti a mano, è un po' sostituisce un pochino il fatto a mano. Sapete quando diciamo spesso, no? Ho fatto una card, ci ho messo 2 ore, l'ho regalata e l'hanno buttata via subito. Magari anche no. È detto in modo carino, però vorrebbe dire magari anche no. Così, no? Just saying. Poi, l'anticipazione delle carte di Natale, sì, dai, ormai ve le faccio vedere. Allora, sulla scia dell'alibi, questa qui è la carta principale.
non ci sta perché non è ancora tagliata. Questa qui sarà la carta principale. Adesso suona il telefono e non potrò andare a rispondere, quindi spero che chiunque sia mi perdoni. O va mia madre. Poi, siccome non sapevo scegliere, ho fatto una serie di altre stampe basic e le farò tutte perché ci facciamo un progetto. Questo rosso sarà sicuramente nel kit, e anche questo verde, metà penso, anche se anche questo verde qua mi piace parecchio, perché poi se vogliamo parlare di questo, vabbè. E questi saranno i ritagli, metà, i die cut, che farò pretagliare e scontornare. E queste sono dicembre, ma ne riparleremo più avanti di queste. Allora, il timbrino ve l'ho fatto vedere, l'alibi ve l'ho fatto vedere, l'album di Angela ve l'ho fatto vedere, possiamo fare il lo. Se la rovina di lei mi dispiace. Era per me? No, ok, vabbè, non mi si fila nessuno, va bene. Vabbè, uno si monta la testa. Allora, togliamo la cimosa da qui. Sì, il plaid della Concord & Knight è meraviglioso, quindi sì, se ce l'avete rispolveratelo perché è fantastico. Qua ovviamente non l'ho tagliato preciso, brava. Allora, una volta tagliate le farfalle, in pratica il mio è bello che fatto, perché... Allora, l'idea è la foto. Mi ero presa anche una striscia di bianco, che forse però... In realtà non era... No, infatti non era il bianco, lo prendiamo subito, un pezzo dell'extra white di Tommaso. Adesso lo prendo. Voilà. E ne taglio una striscia. Non so ancora se mi va l'idea di avere una striscia alta quanto tutto il foglio, quindi per ora ne taglio una striscia alta quanto tutto il foglio, e diciamo che non ho esattamente deciso, ma facciamola a 11 cm. Poi sono sempre in tempo a stringerla o accorciarla se non mi andasse più bene. E qui vorrei fare delle macchie con i colori di Tommy. La foto potrebbe essere qui e qui. Poi foto, cioè scusate, farfalle sulla foto che viaggiano attraverso la foto. Questo tipo di disposizione a me piace sempre tanto, quindi me lo vedete replicare in continuazione. Tac, tac. Queste poi possiamo anche modellarle un pochino di modo che svolazzino. Ciao! Ok, forse ne ho tagliate un po' troppo. Ti tocca fare l'ordine a dicembre, eh? Allora, io qui vorrei fare, potrebbe essere anche solo una cosa così, ne ho tagliate veramente tante, quindi poi scegliamo. Qui vorrei fare delle macchie. Avevo scelto come colore il Tiffany. Potrei anche solo semplicemente fare delle macchie con dell'acetato. E faccio, prima di fare qualsiasi altra cosa, vediamo quale degli abbellimenti usare. Potrebbe essere anche solo Memories. Guardate, invece di aprire... Allora, questo qui è Beautiful, è di Heidi Swap. Questo qui Memories, è argento, quello lì è glitterato d'oro. Poi avevo preso queste scritte della Dear Lizzy, che trovate tra le novità, che sono comunque molto belle. Good Times Ahead, Unicorns and Sparkles, unicorni e brillantini, meraviglia. Celebrate, insomma, sono belle, vi fanno da titolo immediatamente per il layout. Forse questa per me va meglio. Questo era in uno dei rari momenti in cui uscivo dal negozio, ci tenevo, insomma, che venisse notato. Allora, tiriamo fuori questa scritta che ha il suo acetatino ed è già adesiva, ok? È fatta in crepla e ha questo strato sopra in specchio. Io la metterei direttamente qui attraverso il tutto e qui farei qualche macchia. Queste macchie le farei con... avevo preso anche il turchese, in realtà, forse più del Tiffany, perché queste farfalle tendono un pochino di più al teal. Quindi prendo l'acetatino di qua, della busta, e provo a fare delle macchie non particolarmente controllate. Ci tenevo a dirlo, così. Allora, spostiamo il lo e facciamo così. Guardate, l'unica cosa di controllato che posso fare, ma proprio se mi sforzo, è aprire questo e cercare di non rovesciarlo da qualche parte, per esempio. Prendere un po' di colore qui e metterlo sull'acetato in questo modo. E anche un po' sul piano di Timbuktu, perché... Ok.
prendiamo qui e proviamo a fare qualche macchiolina. La mia foto inizierà a essere visibile qui. Basta, non di più. Se ritengo dopo, magari faccio delle macchie un po' più scure, che potrebbero essere nere per esempio, e poi le lascio asciugare con assoluta calma e tranquillità, lontane dalle mie mani. Allora, facciamo asciugare un secondino. Allora, in realtà io qui dovrei avere anche l'embosser, ma per come abbiamo disposto le cose non arrivo più a niente. Vediamo. Embosser. Sì, ce la faccio. Ok. Asciughiamo un pochino, cercando di non dare fuoco a niente. Collezionare. Allora, vediamo poi anche se voglio lasciarlo alta, ma penso di lasciarla tutta alta la fascia, perché tutto sommato non piace molto. Sarebbe una cosa così che noi andiamo ad attaccare piatta. Adesso su questo metto di adesivo per farla attaccare bene. Questa la vado a spessorarla, guardate, questo lo faccio subito. Allora, il biadesivo, adesso non ho quello più largo, ma poi lo recupero, intanto mettiamo questo. Allora, stiamo facendo un low molto molto semplice in realtà, e vi ho fatto vedere un pochino di anteprime, le carte di dicembre, vi ho fatto vedere dal vivo il progetto di Angela per il pack di video, vi ho fatto vedere il gadget della Fidelity, l'alibi, vi farò poi vedere anche la card di Natale, facciamo almeno arrivare a dicembre, tanto le distribuiamo dall'8 dicembre come sempre. C'è anche il regalino di Natale che devo, per cui devo ancora studiare il packaging, ma tutto sotto controllo. Allora, mettiamo qua. Così. E così. E poi stavamo parlando, perché è arrivato adesso, del My Twill Tales, del progetto che si sta per concludere, dei low mensili, che è durato tutto il 2019 e che adesso riproporremo per il 2020. E chiedevo un feedback, un parere. Qua. Se poi è storto non importa, le farfalle copriranno. Ok. Allora, spessoriamo la foto e decidiamo dove metterla come prima cosa. Facciamo due strati, tiro via un pezzetto, così. E quest'anno siamo stati veramente molti nel progetto dei My Twill Tales, ma ricevo spesso mail di chi mi dice che si unirà poi il prossimo anno, perché ormai quest'anno è tardi e via. Quindi approfittavo per chiedervi che cosa volete per il prossimo anno, continuiamo così, aggiungiamo qualcosa, c'è qualcosa che vi piacerebbe che venisse fatto meglio. Per lo più vi dico che, visto il numero di adesioni, sicuramente continueremo ad avere le nostre carte. La Fidelity no, non subisce nessun aumento, perché non ho ancora pubblicato nulla. I vari video dei bundle si possono acquistare assolutamente sì, anche singoli. Sono tutti sul sito, li trovate tutti. Se cercate il Natale della Clé, vi esce fuori tutto. Allora, qui facciamo due strati, così è un pochino più altina. Ok. Allora, questa la mettiamo qui, possibilmente dritta. Anzi, ci mettiamo anche un goccino di nuovo dietro. Qua. E qua. Così. Ok. E adesso iniziamo a disporre le nostre farfalle. Un pochino
Le incollo solo sulla parte dove c'è il corpo, che è in foil, e quindi non si vedrà. Meno cose da ritagliare. Allora, a volte non sono riuscita a fare le cose da ritagliare per una questione di tempo. Tendenzialmente cerco di farlo sempre, quello porta sul costo del kit, perché ovviamente c'è una lavorazione in più da fare. Però quando riesco lo faccio sempre, che non l'ho fatto ad agosto, perché in realtà l'azienda che mi fa questo lavoro era chiusa, io non sono riuscita a dare loro in tempo le carte da ritagliare. Su cui fare i ritagli, intendo, e lì è colpa mia. Ma quest'anno cerco di pianificarmelo meglio, ma infatti sono già disegnato gennaio e febbraio. Vorrei che foste orgogliosi di me, io lo sono molto. Lo dico da sola, brava. Beh, d'altro canto, qualcuno me lo dovrà pur dire, quindi me lo dico da sola. Va bene. Ok. Poi. Qui. Questo qui piccino lo mettiamo qui. Decidiamo dove mettere la scritta in realtà prima di attaccare queste. Aspettate, queste due le attacchiamo dopo perché questa qui è piuttosto impegnativa come spazio, ma sarà il titolo. O lo metto qui sotto, così non ho problemi di spazio, che potrebbe essere di spessori, che potrebbe anche essere un'idea intelligente, quindi mi è venuto ovviamente con un certo ritardo. Sì, e quindi poi tu stai benissimo qui e tu potresti stare benissimo qui. C'è anche il puntino di Memories che va giusto bene lì, perfetto. Ok, è bellissimo. Questa la mettiamo qui, tanto riusciamo ancora e continuiamo con le nostre farfalline. Anch'io ormai il ritaglio mi rilassa, devo dire la verità, però capisco insomma che non sia così per tutti. Ci mancherebbe, la prima volta che Marianella Monte mi ha fatto ritagliare non avevo esattamente una bellissima faccia. Ah, davvero tu vuoi che ritagli tutta questa roba? Seriamente, mi ha fatto ritagliare dei rametti piccolissimi. Però poi anche con il corso di Enza Gudor è stato amore. Allora vorrei qualche farfalla blu in più, quindi me la vado a cercare. Vediamo un po'. Qua ce ne sono mille. Allora prendiamo queste. Perché i toni della foto li ho raffreddati apposta. Voilà. Ok, perché si sposassero con la maggior parte di queste farfalle, perché volevo che fossero questi i toni. Mio marito mi odia, vogliamo finire adesso per carta taglia. Immagino che tuo marito odia anche me, è una cosa che capita piuttosto spesso. In particolar modo, oltre al mio negozio, gli infastidisce la mia voce. E vabbè, ho degli ex colleghi bravi. Ma in modo, adesso sto leggendo così perfetto come vorrei. Ma neanche io taglio in modo perfetto, Gloria, ma le vedi le mie farfalle? Veramente. Nell'economia, poi nell'armonia del lavoro non si vede se non hai ritagliato in modo perfetto, nessuno se ne accorgerà mai. Io lo trovo rilassante e ti permette di sfruttare le carte in una maniera diversa, cosa che io non avevo mai fatto prima, e invece in realtà mi si è aperto un universo, non un mondo, un universo parallelo che Tolkien scansati. Odiano pure Tommaso Modenini, vabbè, ma al comune mica posso essere odiata da sola, alla fine. Ok, questa ne taglio ancora anche queste due perché vorrei che fossero un po' i colori, e con quelle ci facciamo una card per forza. Mica, queste mica le possiamo mandare nel paradiso dei ritagli, queste volano via. Ne ho ancora una da ritagliare, li vediamo se mi serve. L'udienza è stato meraviglioso, sì.
No, odiano la mia voce perché vuol dire che state guardando i miei video, che quindi poi probabilmente comprerete qualcosa, insomma, un meccanismo di questo tipo. Replichiamo Enza, ma senza può, perché no? La vedo, dovrei vederla al chat. Abbiamo appuntamento a pranzo, forse, come lo scorso anno. Devo ancora sentirla in realtà, però se lei andrà al chat ci vedremo sicuramente lì. Quindi, why not? Se lei è disponibile, a me fa sempre piacere. Mi è piaciuto, mi piace tutto quello che fa, quindi quella la mettiamo lì. Quindi abbiamo questo volo di farfalle. Ne vorrei ancora qualcuna qui. Potrei usare questa blu, questa viola. Le forbici. No, allora, le forbici sono fondamentali, nel senso che io solo da quando ho queste riesco a ritagliare bene perché sono morbide, non mi stancano le mani, non mi danno fastidio. È tutto un altro, è tutta un'altra vita, eh. Cioè. Metti le due farfalle, Clelia, lasciamo degli spazi bianchi. Non mi riesce mai questa cosa. Mai, mai, mai. Cioè, eppure parto tutte le volte con le migliori delle intenzioni, ma. Così. Così. Ok, allora qui mi era caduto del vellum. Voilà. Quindi spazio ancora per questa farfallina qua, dobbiamo assolutamente trovarlo. Potrebbe essere qui, tanto ormai è pieno per pieno, oppure qui, oppure qua, potrebbe essere qui. Non si è messo a cantare quando gliel'hai chiesto, perché come di solito si mette a cantare quando gli chiedo le cose. Ma sai che si potrebbe. Lui canta. Solitamente When the Night Has Come. Canta proprio, sì. E non gli si può neanche dire che non canta bene, perché si offende la Vergine in lui. Ok, direi che come farfalle basta così. Bon parei, come si dice qua. Allora, adesso voglio. Farò sicuramente delle macchioline, e che magari potrei anche fare subito in realtà. Fatemi solo prendere il colore. Anche se tu non ci puoi andare, ma. Fare delle macchioline nere, sempre con l'Ink Extreme, erogatore, magari copro solo la foto. E spero che le macchie vadano dove le vorrei, perché solo Bottalico crede di poterle comandare le macchie. Ok, basta. Adesso mi mancano solo i sentiment. Allora, io mi ero presa. Adesso mettiamo via un po' di cosine qua. Questa, il vellum avanzato. Poi magari col vellum avanzato ci facciamo una card. I due abbellimenti che non ho usato, magari li mettiamo poi a posto. Allora, mi ero presa alcuni timbri dei My Twill Tales. Allora. Potrebbe essere innamorati. Sì, potrebbe starci. Potrei metterlo qui, fall in love, qui sotto. Oppure avevo preso choose happiness, li sto usando one day at a time, un tuffo, li sto usando in continuazione. It's always about you, anche. Bah, adesso sono indecisa. Quale usiamo? Oggi ho un po' di, secondo me ho un pochino di influenza, perché dopo che ho fatto colazione ho cominciato ad avere una nausea importante, ecco, praticamente non ho mangiato tutto il giorno, il che per me è veramente strano, perché sono abbastanza un lavandino quando si tratta di cibo. Allora, questo mi ha praticamente sformato delle macchie,
ma facciamo finta di niente, non è successo assolutamente niente. Allora, vorrei mettere il sentiment che potrebbe stare qui, potrebbe essere anche It's Always About You. Questo è anche il timbro di Tommaso. With Every Beat of Your Heart. One Day at a Time. Non so cosa usare. Guardate, facciamo così. Allora, prendo solo per il sentiment grande la platform. Che magari avrei dovuto farlo prima. Perché adesso... Potrei essere incinta? No, direi di no. Salvo Immacolata Concezione, direi proprio di no. Credo proprio solo che sia un virus. Ok, ma riderò fino a domani per questa domanda, perché... Allora, Fall in Love. Marika è coraggiosa e taglia i timbri. Io no. Io provo a timbrarlo qua così, sotto la farfalla. La pieghiamo un secondo così la farfalla. Timbriamo in nero, adesso tolgo anche la tisana perché ho paura, se no diamo un tocco di rosa a tutto. Allora. Poi prendiamo il solito Versafan, che qua. La sinusite, io vivo con la sinusite in continuazione, sono soggetto allergico, quindi non mi passa praticamente mai. Ho sempre il cortisone dietro. Vediamo, ma lo lascerei così anche leggermente non preciso come timbrata, va benissimo. Ci sta col mood dell'O, puliamo il timbro. Qui togliamo questo, poi togliamo questo, si è infilato lì. Ok, quelle a posto. Poi vorrei usare anche qui, lì c'è una goccia che potrebbe crearmi un sacco di danno, perché le gocce vanno dove vogliono, solo buttarle, credo di poterle controllare. With a beautiful soul, con un'anima, con una bella anima, innamorati di una bella anima, e lo metterei qui. Questo mi sento di farlo con il blocchetto di acrilico, sì, qua così. Prendiamo il blocchetto d'acrilico, ok. È storto, però mettiamolo dritto. L'avevo messo un po' incurvato. Ovviamente ho spatasciato le macchie, ma non se ne accorgerà nessuno. Vediamo se si vede, se lo timbro qua. Sì, non benissimo. Non benissimo in realtà, e io lo ritimbro lì. Ok. Meglio. E qui sotto ci posso mettere un bannerino che posso ritagliare, così quella roba lì non si vede. With a beautiful soul è tutto. Fatemi vedere che cos'altro possiamo mettere. With your answer, with the sound of your laughter. Però mi serve una roba lunga. No, allora lo lascio così, perché altrimenti dovrei metterlo in italiano. Lo lascio così, va bene così. Anche se è doppia, non ci preoccupiamo. Puliamo solo qui perché mi si stanno sporcando le mani. Ok, perfetto. Ora, vediamo se voglio aggiungere qualcosa, ma direi di no, tendenzialmente. Metto solo i miei timbri qui. Avevo perso la plastichina del mio set, ma va bene. Allora, io quasi quasi lascerei così. Che ne dite? Non sono contentissima di questa parte, ma potrei... Niente, la lascio così. La lascio così. Sì, non succede niente. Sei allergica al cortisone? Oh, mamma mia, come fai con la sinusite? Vixinex, tutta la vita? Io comunque confesserei la mia dipendenza da Vixinex qui pubblicamente, ma...
Ciao, sono Clelia, non mi faccio di Xinex da un'ora e mezza, forse. Ok, allora, ricapitoliamo. Carta Cuddle Up della collezione Winter Farmhouse di Simple Stories, di cui sono arrivati fuori i singoli proprio oggi. Cartoncino extra wide di Tommaso, turchese e nero per fare le macchie. Questo è un foglio di Vicky Boutin di Vellum con le farfalle che c'è ancora in negozio, quindi lo trovate tranquillamente. Questo è un abbellimento di Heidi Swap. Ero indecisa tra questo e Beautiful. In glitter dorato ci sarebbero stati benissimo tutte e due, perché con il dorato delle farfalle sarebbe stato bellissimo lo stesso. No, c'ho la farfallina lì. Potrei rifilarlo, sì, lo faccio. Grazie, è una bella idea. Perché mi disturbava, a me non disturbano di solito queste cose, però rifiliamo. Grazie. Adoro i quadrettati anch'io, cioè non se ne viene a capo. Allora, vediamo come possiamo fare la cosa con meno danno possibile, Clelia. Cose facili non ci piacciono. Pieghiamola così. Ok. Quindi se io la appoggio così, allora guardiamola la clé che rovina il lo. Ok, dovrebbe essere più o meno dritto. Ancora un pezzo, ne devo rifilare. Voi mi starete dicendo, ma perché non hai usato il cutter? Ok. Adesso ridiamo un attimo forma alle farfalle e rincolliamo quella che abbiamo brutalmente scollato. Ma grazie Claudio per il suggerimento. Ok, e la mettiamo. In pratica è finita, sì, con una serie di riaggiustamenti, set di timbri dei My Twelve Tales di febbraio, quello con la scritta Innamorati, Fall in Love, foto 7,5x10 e nient'altro. Adesso questo lo incollerei su una base di Tommaso, un 3,50, in modo da dargli un pochino più di sostegno, oppure su un vegetale, anche il suo vegetale da 0,65 è perfetto per questo tipo di sostegno, o quello di Moda Scrap, insomma, vanno benissimo perché vi permettono ancora di infilarlo all'interno dell'album senza che sia troppo lo spessore. Un lo fatto con praticamente niente una volta che avete scelto la foto, perché una volta che scegliete un abbellimento così tanto importante come il ritaglio di queste farfalle, che comunque abbiamo ritagliato tranquillamente, sono semplici anche con le antennine, poi insomma, se non ne ritagliate bene qualcuna non se ne accorgerà nessuno, insomma, lo saprete solo voi. Per ora è tutto, ci vediamo domani, vi dico di andare a vedere sul sito per tutte le novità che sono arrivate, dopo vi metto anche l'allert in agenda. A giorni mi arrivano i timbri per i My Twelve Tales, quindi dal martedì della prossima settimana iniziamo a spedirli. Fatemi sapere che cosa pensate del progetto, rispondete al post che ho messo sulla pagina, così mi date un'idea di come proseguire, se c'è qualcosa di nuovo che possiamo fare in merito. E per stasera direi che è tutto, spero di non avere l'influenza. Incrociate le dita per me. Ciao ciao!